Ehi la ciurma, io sono Mazzetesse e non vi sembrerà vero, ma questo è Surviving Mars in anteprima. Mi è stato inviato dalla Paradox, che ringrazio immensamente perché è davvero un titolo che aspettavo, quindi sono molto contento di poterlo provare in anteprima con voi e di poterlo recensire per voi. E niente, sono ancora in fase di embargo fino a quando uscirà il gioco, quindi non posso esprimere dei pareri netti. Non posso fare recensioni del gioco, però posso farvi vedere quello che per ora ho trovato. Non è ancora uscito il gioco, quindi non è ancora perfetto e ci sono ancora delle cose da limare, ma vi faccio vedere che cosa ho sperimentato fino ad adesso. Siamo in una partita con difficoltà media, impostata al 70% dei punti vittoria, e siamo al giorno 61. E questo è praticamente quello che ho costruito. Intanto che va un pochettino avanti, lo faccio andare a velocità 1. E così vi spiego un attimino. Come funziona Surviving Mars? Surviving Mars è un manageriale, diciamo, di sopravvivenza su Marte, dove partiamo con uno space shuttle, con un po' di risorse dalla Terra e dei fondi che possiamo vedere qua, in base al nostro finanziatore, che ci arrivano dalla Terra, con cui possiamo comprare o degli altri space shuttle con delle risorse, oppure chiedere degli shuttle con dei passeggeri. All'inizio non saremo per niente autosufficienti e quindi non potremo neanche chiedere delle persone dalla Terra. Possiamo riceverle solo in un secondo momento, quando avremo già un impianto di produzione di materiali base, di energia e di acqua, qua in questo caso con il Moisture Evaporator, e di ossigeno. Come potete vedere, questi tubi servono per alimentare i Dome, che in questo caso è il Dome Lamas 1, dove possiamo stanziare delle abitazioni, dei living quarters, dove abitano i nostri abitanti che arrivano dalla Terra in un secondo momento. Nel primo periodo potremo avere solo il primo razzo con 12 persone e dovremo farli mantenere in vita tutti fino alla fine del periodo di sperimentazione, che sono circa di 2 settimane o 20 giorni. E se a quel punto non è successo niente di grave, non sono morti per ipotermia perché non arriva l'elettricità, o per disidratazione perché non arriva l'acqua, o per soffocamento, ci verrà data la possibilità di chiedere altra gente dalla Terra che comunque chiede, cioè devono essere dei volontari, quindi non per forza ne avremo poi tantissimi. Oltre a raccogliere le risorse come a un generico manageriale, abbiamo anche tutta una parte scientifica di scoperte che possiamo e o dobbiamo fare per progredire sul nostro pianeta. Per esempio, alcune cose ci sono impossibili da costruire all'inizio, come la stazione dei droni, oppure le miniere per alcuni tipi di minerali, o industrie che producano polimeri, parti elettronici, parti meccaniche e benzina. Queste dovranno esserci mandate dalla Terra con dei fondi e quindi dovremo cercare di farceli bastare per tutto quello che ci è necessario. Ma in questo momento qui sono arrivato io, abbiamo appena finito una ricerca, Rover Command AE, che è questa qua. RC Rover non ha più bisogno di ricaricare. Ok. Malfunctioning pipe, ecco, poi ogni tanto qua su Marte il problema è che ci sono parecchi danni. Allora, ogni tanto ci sono delle meteore che precipitano, quindi ti sfasciano della roba random. E ogni tanto c'è qualcosa che smette di funzionare, o per tempeste di sabbia, o per meteore, o per tempeste magnetiche, oppure semplicemente perché si usurano troppo con l'uso del tempo, o perché hanno attorno tipo una miniera che produce molta sabbia, molti detriti e quindi va a rovinare anche quello che è intorno. Quindi avremo bisogno di costante manutenzione, perché ad esempio qua questo tubo è rotto, ma per fortuna arriva al dome ossigeno dall'altra parte. Infatti è per quello che ne ho create due, perché certe volte avevo dei problemi con il metallo per riparare un tubo e dall'altra parte, quindi il dome restava senza aria e rischiavo che mi morisse tutta la gente. Ho dovuto fare un bypass
in modo che comunque più o meno riescano ad andare tutte e due. E in più ho una water tower per casi di emergenza e un oxygen tank che mi storano un pochettino di roba nel mentre. Energia elettrica che viene prodotta principalmente da pannelli solari, che costano meno e però sono attivi solo durante il giorno, turbine eoliche che producono quanto i pannelli solari ma anche di notte, e da questi Stirling Generator che hanno due possibilità: o produrre 10 se sono chiusi o 20 da aperti, ma 20 consumano, cioè si degradano molto in fretta, e quindi ho deciso di tenerli chiusi per ora. Ne ho soltanto due perché fino adesso non potevo permettermeli, quindi non potevo costruirli, potevo solo prenderli dalla terra. Adesso anche comunque le parti elettroniche mi costano abbastanza e quindi non mi conviene tenerle. Allora, voglio capire se qua gente è arrivata. No, ma io avevo chiesto che venissero trasferiti. Ah, questa è la mappa della zona in cui possiamo lavorare. E c'è ecco, c'è il nostro satellite che di tanto in tanto, cioè che scannerizza un settore per volta, quindi abbiamo poi quando finisce avvisa e dice: wait, ok, ho finito di esplorare. Questi qua che vediamo, piccolini, sono i droni, che sono l'unità base per costruire ogni cosa, per spostare le risorse e per eseguire un mucchio di lavori differenti. Sono controllati da delle stazioni, da drone hub, che hanno un determinato raggio d'azione, come potete vedere, che è pentagonale. E questo è il motivo per cui ne ho davvero tanti. Ne ho uno qua, poi ne ho un altro qua, no, anche uno qua. Perché appunto ogni zona ha bisogno di dei droni per funzionare, quindi ha bisogno di un drone hub. Ah, questa è spazzatura principalmente che arriva da queste strutture che producono acqua. Sentite. Ah no, comunque è finito subito. Il curioso dell'audio, se state sentendo, sto zitto un attimo perché non è alto tanto il volume. Passano un sacco di musica country, ma il carino è che non è che è musica country così estemporanea, è in pratica una finta stazione, la colonna sonora è una finta stazione radio marziana, in cui c'è questo commentatore che ogni tanto interviene, parla, legge dei messaggi dalla popolazione su Marte. Il problema per ora è che non c'è tantissima musica, quindi per essere una stazione radio è un po' monotona. Però è davvero molto interessante quando ogni tanto interviene lui e commenta. E poi man mano che va avanti commenta su cose più avanzate, chiede agli ascoltatori perché si sono trasferiti su Marte, qual è stata la loro idea. E quindi all'inizio mi ha lasciato un po' perplesso, dico: ma perché ha messo del country su Marte, cioè, con tutta la roba futuristica? Però è carino perché è inteso nell'idea del abbiamo nostalgia di casa, no? Quindi della musica un po' legata alla Terra, ma la Terra in tutti e due i sensi, no? Proprio come pianeta e come humus, come suolo, no? E quindi c'è molta musica country, ma non tutta country, comunque ha questa vena abbastanza country per richiamare appunto la nostalgia di casa. E in fin dei conti l'ho apprezzato. Allora, abbiamo bisogno di un po' di manutenzione qua, perché come potete vedere è molto usurato, si può vedere anche qua come è tutto coperto di polvere. E adesso probabilmente ci sarà un drone che si occuperà. Sì, dice: a drone is on the way to repair this building. Chissà qual è. Dovrebbe essere in carico questo. Forse lui che sta andando. Rare metal extractor. Sì, sta andando lui. Andiamo a seguirlo. E sono anche carini questi droni, perché non so, sta tipo sta cosa che sembra una faccina davanti, che poi sembrano piccoli ma sono abbastanza grandi. Cioè, guardate qua c'è una persona che sta lavorando, quindi sono tutti grandi abbastanza. Ah no, ma è andato a recuperare i minerali rari, non è andato a soccorrere l'altro. Come malfunctioning pipe là, oddio, non state senza ossigeno, vero? Mi sa che tra un attimo avevano problemi di acqua questi, se non ripariamo in fretta. Ma c'è qualcuno che sta andando a ripararla per cortesia? Abbiamo poche machine parts e poco metallo. La metallo possiamo andare a raccoglierlo. Se qua iniziasse a... Ma...
No, aspetta, ecco, dovevamo capire perché non c'era la gente. Come non abbiamo coloni senza casa? Avevo chiamato dei coloni tempo fa. Tutti qua? 14, 14, mi sa che sono andati, si sono trasferiti qua. 12. E si sono qua? Ma io ho bisogno dei lavoratori giù sotto. Non qua. È vero che qua producete un sacco e siamo tutti contenti, ma questo è lo space bar. Ah, però qui dobbiamo seguire anche il comfort di questa gente. Come potete vedere qua dall'interfaccia dei dome, abbiamo bisogno di controllare la sanità, cioè la salute, la sanità mentale, il comfort. Qua è 30, non è altissimo. Perché c'è uno che vorrebbe giocare e un altro che vorrebbe cenare. Però non ho degli edifici adatti. E morale 54, quindi è abbastanza buono. Qualcuno va a riparare sto cavolo di tubo. Ok che non abbiamo tanto metallo, però sta andando lui. Ah, ok, sì, sta andando lui. Però muoviamoci anche un po' qua. Certe volte mi dà l'impressione che i droni non siano del tutto ben comandati. Poi non capisco se sia un problema mio che non posso... Mannaggia qua quanto... Io spero che ci sia poi nella ricerca a un certo punto un qualcosa per riciclare sta waste rock. Perché per ora mi ingombra solo spazio. Come anche bisogna ricercare la possibilità di ripulire. Ah, l'abbiamo ricercato. Ok, allora posso distruggerlo. Perché possiamo renderlo malfunzionale, cioè distruggerlo, però lascia le macerie là, tipo in questo caso, e quindi... Questo l'avevo costruito male perché non avevo capito che andassero costruiti sopra questi depositi qua. Ma qua ancora non avete portato via la benzina, cioè... Ah no, l'ho piazzato io questo deposito di benzina. Perché stavo... Ah, sentiamo cosa dice. And on behalf of all the members of the Liquid Dinner Club. That sounds like the kind of club I would like to join, eh? Ah no, ma questo l'ho già detto in realtà, ce l'ho già sentita. È piena. Non capisco perché c'ha... Allora, ci sono questi droni qua, ma non posso... Non... Ah, perché il magazzino di deposito è laggiù in fondo, quindi non lo porteranno mai laggiù in fondo, secondo me è per quello. Allora, questo crea del... Concrete, quindi se metto un deposito là... Oh, si attivano tutti. Splendido. Non ci avevo pensato però effettivamente al discorso. Ok, sì, adesso si attiva. Non avevo capito perché continuassero a rompere l'anima. Quasi quasi dovrei poi comprarmi uno di questi. Questo qua fa il trasporto grande. Dovrei fare uno... Ah, tra l'altro ha già del concrete addosso. Che faccia da spola da qua a qua, che è il mio magazzino centrale. Ma anche queste sono al di fuori della loro area. No. Però si vede che non va a recuperare. Va a portare da qua ad altre zone, ma... Perché questi sono tipo dei droni volanti che trasferiscono risorse. Oh, finalmente l'ha riparato. Come potete vedere adesso è tutto ben pulito e funzionante. Sì. Oh, come corrono. Corrono saltando. Che allora, questo non c'entra assolutamente niente, ma mi ricordo un mio compagno alle superiori, completamente idiota, che... Poverino, adesso spero che non mi stia ascoltando. Che a un certo punto, quando gli era stato chiesto che cosa volesse dire assaltare, lui aveva detto correre saltando. Cioè... Allora, qua la fattoria che ho appena piazzato, sarei curioso di capire un attimo cosa produce. Allora, possiamo... Allora, wait, che cosa dà? Consuma 1,6, ci metto 2 giorni e produce 14 di cibo, ok? E 0,3 di ossigeno ci produce. Mentre le patate... Ah! Rovinano l'utilizzo del terreno, non sapevo questo. Consuma 2,4, ci mette 5 soli e producono molto più cibo. Ah, questo però recupera. Cover crops. Very low yield, but increases the soil quality. Ah, questo dà tanto cibo, ma rovina il suolo. E questo qua invece dà poco cibo. Solo 12 per 5 giorni. Però migliora la qualità del cibo. Qua soybeans...
Ah, 34 più o meno come... Eh no, va un po' di più di questo. Ma migliora un po' di meno. Il meglio sarebbe il grano, che non rovina. Però in questo momento non mi interessa perché... no, mettiamo il grano, ma disabilitiamo perché tanto non mi interessa. Volevo capire solo come funziona. Abbiamo finito il systematic training, ok. Io ho bisogno di gente dalla terra, però sapete. Posso chiedere un altro passenger rocket? Ok. Ho già chiesto dei medici. Ah, non ne ho. Non ne ho. Non abbiamo medici. Che vogliono venire in questo momento. Vabbè, però 12 persone sono comunque meglio di niente. Abbiamo pochi metalli, ma là possiamo andare a scavare. E machine parts ci stanno lavorando, vero? Ci state lavorando? Più o meno. Ma... scusa, chiudiamo un paio di work shift e... possiamo aprire... perché c'è tanta gente che lavora là, però... infermeria sì, ok, due turni, ma... facciamo un turno solo al grocer e un turno solo allo space bar e qua mettiamo un turno in più perché ho bisogno di parti polimeri fino a un certo punto, però ma quelle residenze sono piene, è quasi, però ci sono dei vecchi. Il problema è quello, che non possono lavorare i vecchi, avrò bisogno di altra gente. Mi è già morto un colono qua l'altro giorno. Avrei bisogno di gente giovane per sostituire quelli. Avrei bisogno di un paio di razzi dalla terra per sostituire la gente che mi è mancata nel mentre. Perché qua, vabbè, qua producono abbastanza bene. Ma qua sono tutti a posto, dai, diciamo, alla fin fine. Questo l'ho disattivato perché non avevo gente per farci lavorare, per lavorarci. Questo è pieno. Ma qua sono tutti a posto, lavorano tutti qua. Ho gente che non ha lavoro. No. Unemployed colonists. No, non c'è nessuno. C'è gente che è troppo vecchia per lavorare, però quello sì. Quello sì. Allora, 14% il razzo per arrivare in qua. Ottimo. Niente, mi sa che a sto punto... scusate, guardo solo quanto ho registrato, ma mi sa che... vabbè, ancora qualche minutino ci sta. Per stare nei 20 minuti. Poi dopo... ok, se lo metto a posto il concrete. Ma tutto sto cibo... ah, perché siamo pieni di cibo adesso. Il problema per cui non sto producendo cibo è che quando arrivano i... gli ospiti dalla terra, non solo arrivano loro, ma portano anche un sacco di cibo. E non consumo io così tanto cibo, per cui mi sono arrivate più persone di quanto cibo. Se mettessi del cibo qua, voi mi trasportate del cibo. Questo arriva sia là che là. Ok, quindi dovrebbero spostare del cibo pian pianino. Mi auguro. Perché qua ne ho abbandonato anche del cibo qua, perché non si può più dove metterlo. Ho fatto già due così pieni di cibo là. Per fortuna non va male, preso. E niente, che cosa stiamo aspettando qua? No, nulla, mettiamo anche velocità 2. Qua hanno riparato il tubo, ma tra un attimo mi sa che si romperà qualcos'altro. Quanto costano i tank là di... Water Tower 3 di metallo, 3 di metallo e 3 di metallo. No, adesso che abbiamo poco metallo non mi conviene. Adesso che arriva la gente che mando poi qua. Mando poi qua. Davvero li manderò qua? Non lo so. Qua devo fare un altro stupido affare per buttare via la roba. Sì, perché sono anche quelli che raccolgono acqua sottoterra producono sta stupidaggine qua. Quanto... ah, tra l'altro qua non c'è tantissima acqua.
Ma per fortuna mi serve solo per quel dome là. Nel frattempo il razzo è a metà strada. Pensano al metallo, si trova anche sotto forma di rocce, tipo qua, vediamo se ce n'è questo. Però finisce abbastanza in fretta, perché non ce n'è tantissimo. Come potete vedere, in queste zone qua non ne ho più. Cioè c'è del concrete. Qua ce ne sono 7. Qua non c'è più, ho raccolto tutto qua, è sotterraneo. Qua non ce n'è più, qua non ce n'è più. Qua ce n'è 94, non è neanche lontano. Ah, potrei andare a raccoglierne un po'. Dov'è il mio... Allora, vieni qua e raccogli un po' di quello. Allora, qua stanno trasportando... Cosa fanno questi? Ah, Electronics Factory. Ah, perché hanno bisogno di riparazione qua. Come sono messo Electronic Parts? Ok, no, siamo abbiamo poco Machine Parts. Ma è perché c'è poca gente qua che lavora. La benzina. Cos'è successo? Acqua. Problemino. Intanto tutte ste riparazioni costano metallo e per ora non abbiamo tanto metallo. Finora ho dovuto importarlo da terra. Allora, che cosa abbiamo trovato qua? Medical Center è più grande ed è più effettivo dell'infermeria. Ah, qua è un'università per quelli nati su Marte. Ho avuto solo un nato marziano, cioè uno che è nato su Marte. Ok. No, questo forse ho sbloccato. Più 10. $500 milioni? Non è malaccio, dai. Beh, mi è rimasto solo questo da ricercare. Tutti gli altri sono da 3.000. 3.000, 3.000, 4.050, 3.000, 3.000. E allora metto questo, Magnetic Extraction. Perché i breakthroughs sono delle cose che appaiono randomicamente quando ricerchiamo delle anomalie. Che in questo momento non ho solo mappa perché ho ricercato tutto, ma ogni tanto appaiono dei punti interrogativi e mandiamo un drone apposta che si chiama Explorer, e analizzando l'anomalia può dare la possibilità di scoprire delle cose fondamentali per delle ricerche uniche, ecco. Oh dai, 94%, cioè quasi. Il problema del viaggio dei razzi è che ci va un po'. Ma c'è qualcuno che me li trasferisce là, per cortesia? Ah no, questo sta raccogliendo il metallo. Avrei bisogno di un altro di questo, forse lo ordino dalla terra. Ah, è arrivato il nostro razzo. Allora, io andrei a depositarlo dove lo deposito di solito. Cioè qua. Allora, il primo mi è arrivato là. E da quel momento in poi quasi tutti li ho fatti sbarcare là. Cioè, ogni tanto li faccio sbarcare anche qua. E una volta l'ho fatto. Ok, ha scannerizzato quel settore, ma non c'era assolutamente niente. Vediamo se troviamo qualcosa qua. Negli ultimi non sto trovando nulla. Ah, qua c'era un sacco di roba interessante, poi boom, il nulla. Qua anche, cioè, zero, non c'è nulla. Ma anche qua, cioè, abbiamo trovato un large deposit di acqua e basta. Ah, ok, sono arrivati i coloni, ma mi sa che dobbiamo trasferirli, perché, allora, ci sono degli homeless qua. Allora, ti assegno a questo dom qua. Ah, solo due si sono stanziati là. Ti assegno qua. No, già ti ho detto di andare qua. Te devi venire anche qua. E adesso ci saranno i razzetti che li prendono. Come potete vedere li trasferiscono qua sotto. È un po' boriosa sta cosa di trasferirli, però forse avrei potuto far atterrare il razzo là. Però il problema è che il cibo poi dopo non so dove storarlo qua sotto, perché dovrei fare dei magazzini apposta per il cibo. Beh, anche là in realtà ce l'ho pieni, quindi... 7. Dai, me ne manca ancora uno da piazzare. Pian piano diminuisce il numero qua in alto a destra, quindi vedete che li stanno trasferendo.
C'è già qualcuno che abita qua? No, ce ne sono tre in arrivo. Qua ha riempito di nuovo di benzina. Abbiamo bisogno di caricare di benzina al razzo per poterlo rispedire indietro, per poi averlo a disposizione. Ce ne sono 5 che girano, che vanno avanti e indietro. E possiamo tra l'altro vendere i minerali preziosi, ma in questo momento non li sto vendendo perché ne ho bisogno. No, beh, qualcuno lo venderei anche. Ce ne ho parecchi per i cose che... Allora facciamo... Permetti l'esportazione. Così caricano un po' di metalli preziosi e ci danno dei soldi in cambio, quelli che abbiamo comunque per ordinare materiale. Il cibo... Oh, mannaggia, mi sa che avremo bisogno di... spostare via tutto quel cibo. Allora, tu che sei qua, allora vai a scaricare, unload il metallo là, e poi dopo avrò bisogno di te per... Che giro stupido fai? Per sistemare un po' qua. Allora, c'è già... Ah, no, non ho l'elettricità là. Ok, un cavo da qua a qua. Un drone, per cortesia. C'è un drone che si occupa di costruire questo, per cortesia? No? Là è ben dentro il vostro raggio, no? Sì. Non sta facendo niente. Ma abbiamo del metallo? Non qua. Ci sarà qualcuno che lo starà portando? Questo? Sì. Però un po' di metallo qua ci starebbe anche. Allora, questo posso anche rispedirlo indietro. Ma... devo prima scaricarlo. Allora, questo che fine ha fatto? Hai scaricato tutto? No. Unload resources. Allora, vai a scaricare l'altro metallo. No, qua. No! Qua, che c'è parecchio spazio. Ho capito che sei pronto per ripartire, ma vorrei caricare un altro po' di... metalli preziosi, visto che ne abbiamo ancora 33. Ma dove sono quei 33? Va a fine che sono qua, è per quello che non li sta caricando. No, 8 sono qua di rare metal. Sono qua gli altri rare metal, sì. Li sta portando lui? Sì. 3 alla volta. Allora, hai scaricato tu? Sì, ah no, si sta ricaricando. Carica cibo. Lo mando a scaricare qui là. Fidato che lo mandano gratis, io me lo tengo. Cioè, nel senso, non ho bisogno di produrlo. Però mi sa che ne ho qua da conservare per decenni. Ok, questo carico, quindi vai a scaricare qua. Ha iniziato a lavorare questo? Yeah! Ma come produce 2 al giorno? Io ho bisogno di altre cose. C'è qualcun altro che lavora? No, una persona. Ma gli altri dove lavorano, scusate? Ma sono solo in 5 qua? Io ne avevo ordinate di più. Ci sono degli homeless? Unemployed. Ma perché ci sono 5 persone qua? Ma non ti voglio qua, scusa, trasferisciti qui. Ah, non si può trasferire lì perché non ho il Space Shuttle qua. Non ho lo Space Shuttle qua, mi sa. Ma, no, si è rovinato il rover? Eh sì, senti robottino, non me ne frega niente cosa stai facendo, vai a... No, stavo riparando un... Sì, ho bisogno di qualcuno che ripari questo. Senti tu robottino, no, ho bisogno che perform maintenance di questo. Perform maintenance. No. Ah no, funziona. Ah, ok. No. No, non...
Sì, ma vai, assegnati quello. Ma la... Oh, chi è che sta mangiando? Ma chi ma muore di fame? Ah, perché non ho un deposito di cibo vicino. Ah, se... Perché no? Ehi, non mi fa costruire in pausa. No, mi si è bloccato tutto, quello semplicemente il fatto. Ah, ok, ogni tanto si blocca la cosa di costruzione, non so come mai. Ah, un deposito di cibo, mettiamo un deposito di cibo qua, che vada bene a entrambi. E facciamo, già che sei qua, fai load resource qua. Ah, hai finito le risorse tu? Other extractor buildings with depleted the... Ah, cioè, è esaurito di nuovo qua? Serio? Ah, no deposit, sì. Ah, questo lo ripuliamo intanto. E dovremmo distruggere questo anche. Ma io direi che per ora... Ah, tu sei a posto? Ok, vai a unload qua. Per questo episodio è tutto. Io arriverò più presto con una recensione, probabilmente il 15 alle 15, quando finirà l'embargo. Io vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'avete già fatto e commentare qua sotto per farmi sapere cosa ne pensate di Surviving Mars. Vi interessa o non vi interessa? L'avete preordinato? Volete comprarlo? Il gameplay fa schifo? Boh, quello che pensate. Detto questo, ciao a tutti e buona giornata.